Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché continuiamo ovviamente la nostra collezione di personaggi ed ovviamente continuiamo la nostra collezione di setup per quanto riguarda i nostri personaggi in gioco. Oggi è il turno del nostro cioccolattino preferito, ovvero Barrett Wallace. Barrett, che fondamentalmente parlando, so che è ancora presto parlarne, ma da quello che si è potuto calcolare dai dati della beta del gioco, a livello 90, quindi quando avremo la possibilità di portare i personaggi a livello 90, sarà il personaggio con più difesa fisica e più difesa magica, e ovviamente anche più HP rispetto, diciamo, alla base di tutti gli altri personaggi. E questo lo colloca ovviamente a ricoprire un ruolo che ancora all'interno del gioco non è sfruttabile o comunque non si riesce a sfruttare al 100%, ovvero il tank. Barrett, fondamentalmente parlando, nasce come tank, anche se ovviamente come tutti i personaggi presenti all'interno del gioco abbiamo la possibilità di poterlo buildare un po' secondo i nostri gusti personali. Ci sono ovviamente diversi setup che fondamentalmente si possono utilizzare per rendere il personaggio efficiente e per rendere il personaggio competitivo, tra virgolette. Ovviamente per quanto riguarda il suo kit, le sue statistiche, il mio Barrett non è messo bene. Io, diciamo che per fortuna o purtroppo, ho portato comunque tutti i personaggi a livello 50 perché il mio istinto da giocatore di ruolo è soprattutto anche un po' compulsivo, se vogliamo dirlo in questa maniera, mi porta praticamente al raggiungere comunque degli obiettivi prima di poterne perseguire altri. Quindi il mio primo obiettivo all'interno del gioco è stato portare tutti i personaggi al 50 e adesso finalmente mi sto dedicando anche a dei contenuti un po' più ostici o comunque un po' più pesanti che comunque arriveranno sul canale, quindi ci tengo a precisare questa cosa. Detto ciò, che cosa dobbiamo dire di Barrett? Ovviamente, come vi ho già detto in precedenza, abbiamo Barrett come praticamente tank all'interno del gioco, anche se effettivamente non abbiamo tutta questa possibilità di sfruttarlo come tank. Però se ovviamente avete la sua skin alternativa che è uscita insieme al banner di Cloud, potete tranquillamente utilizzare quella, o anche la skin, se volete prenderla, quella dall'exchange shop, praticamente da free to play. Io personalmente non vi consiglio né l'una né l'altra. Giocatelo ovviamente magari con la skin normale, perché tanto comunque anche la skin normale tra l'altro vi boosta la difesa fisica, che ovviamente è ottima se volete giocare comunque Barrett in modo difensivo, perché si può giocare Barrett come scudo praticamente, diciamo, della squadra, e boosta anche il critico, boost della potenza del critico, che comunque ce ne facciamo poco perché al momento non possiamo alzare di tantissimo il crit rate, se vogliamo dirlo in termini un po' più masticabili. Però abbiamo comunque un moveset e abbiamo comunque diverse armi che ci possono aiutare a rendere Barrett un vero e proprio tank, perché lui ha comunque delle armi che consentono al party di proteggersi dal punto di vista fisico e dal punto di vista magico. Per quanto riguarda la limit, ovviamente se non utilizzate summon e quindi non siete costretti ad utilizzare delle summon, io in questo momento ho potenziato la prima limit, perché comunque non ho sprecato, tra virgolette, memorie nel sbloccare la seconda limit, ma in realtà la seconda limit è sicuramente migliore. È sicuramente migliore perché la limit ability di Mind Blow praticamente consente di effettuare danno allo stesso costo di ricarica, quindi sempre 1800 punti energia. Fa un po' meno danni a livello 1 paragonato ovviamente con praticamente la nostra limit di base, che è per l'appunto Grenade Bomb, che comunque possiede un po' più di danno. Ora stiamo parlando 1600 perché comunque siamo anche a livello 4, però possiede comunque un po' meno danno come limit. Però se notate bene, abbiamo comunque abbassamento di difesa magica e abbassamento difesa fisica con la limit, un po' come funziona Tifa, solo che con Tifa faremo poi un discorso diverso, anche perché
Per quanto riguarda Tifa, ho letto in giro delle cose che sinceramente non mi piacciono, se devo essere sincero, però ognuno alla fine ha il suo pensiero, io lo rispetto, però comunque vi dirò la mia e vi dirò ovviamente quale sarà secondo me il miglior setup per utilizzare Tifa. Detto ciò, Barrett ovviamente ha una seconda limit molto molto valida che consente anche di debuffare il nostro avversario, però come armi principali, come ovviamente armi che possiamo utilizzare in questo caso per diciamo sia per poter produrre un po' di danno, ma soprattutto anche per rendere il nostro Barrett come tank, tecnicamente potremmo utilizzare una Heavy Vulcan, che però ovviamente portata a 5 stelle con il livello massimo ci consente comunque di boostare la difesa magica, quindi avere comunque una difesa magica molto alta, ma al tempo stesso, come potete notare, abbiamo praticamente la difesa magica che viene incrementata. Viene incrementata addirittura di 2 tacche, quindi potenza mid, però su single target. Quindi questa già è una cosa che effettivamente può far storcere il naso, però con single target alla fine non è una tragedia, anzi può comunque essere una buona cosa, perché Barrett comunque si dedica solo alla protezione dei nostri alleati e noi poi comunque facciamo danni e cerchiamo comunque di portare a casa il risultato. Altra arma che può essere utilizzata per rendere Barrett sempre un tank è l'Assault Gun, dove praticamente abbiamo un boost dell'healing come abilità principale, ma a livello 5, quindi al massimo, diciamo al massimo rank della sua arma, praticamente abbiamo una difesa fisica incrementata per tutti gli alleati di potenza mid, quindi praticamente riusciamo a proteggere tutti i nostri alleati con una skill sola, e questa ovviamente è molto 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 forte. È un'arma che comunque, se volete utilizzare Barrett come tank, è sicuramente la scelta più azzeccata secondo me, perché comunque gli attacchi fisici sono effettivamente quelli che, da un punto di vista di danno, dipende dall'avversario che avete, sono quelli più forti all'interno di questo gioco. Almeno per il momento la magia prendetela sempre con le pinze, a meno che non abbiate comunque dei personaggi estremamente forti buildati in magia. Per esempio può essere un Young Sephiroth, che se buildato per esempio in full magia diventa un toro incredibile, però i nostri avversari fondamentalmente non saranno mai buildati full magia o full attacco fisico, saranno sempre comunque su una scala di overall con statistiche che più o meno sono più alte rispetto a quelle classiche, però diciamo fondamentalmente dovremmo riuscire a gestire la situazione. L'Assault Gun, se volete utilizzare Barrett come tank o comunque se volete utilizzarlo come protettore del team, è secondo me una delle armi migliori, perché comunque con una skill sola permette di incrementare la difesa fisica a tutto il party. Per quanto riguarda invece altre armi interessanti da poter utilizzare, potrebbero esserci la W Machine, che ovviamente al suo livello 5 diminuisce un pochettino i danni rispetto ovviamente alla sua versione 4 stelle, però diminuisce la difesa fisica. Quest'arma è molto buona, anche se ovviamente nerfata, perché rispetto alla beta è stata nerfata. Addirittura quest'arma nella beta aveva la carica di ATB di soli 2 tacchette, e quindi era praticamente una sorta di must pull per il personaggio di Barrett, perché riusciva praticamente a ridurre la difesa fisica avversaria in continuazione, praticamente poteva spammare il debuff di difesa fisica. Ora ovviamente tutte le skill di base sono state portate a 4 barre ATB, quindi ha perso un po' della sua utilità, anche e soprattutto se utilizzate la sua seconda limit, che comunque abbassa sia attacco fisico che difesa. È vero che la limit comunque ci sta tanto a caricare, quindi diciamo che se volete utilizzare Barrett come debuffer, io personalmente non ve lo consiglio. Vi consiglio la limit che debuffa, semplicemente per un discorso di rush, perché ovviamente all'interno della quest, quando si arriva a caricare la limit, solitamente si carica prima di un boss o comunque prima di un combattimento un po' più difficile, quindi avere la possibilità comunque di poter debuffare con la limit è comunque una comodità,
ma se doveste in un modo o nell'altro utilizzare Barrett come debuffer, io personalmente non ve lo consiglio più di tanto, ma la W Machine è comunque una valida alternativa. Le altre armi ovviamente che abbiamo all'interno del gioco, ci sarebbe la Solid Bazooka che fa la stessa identica cosa, solo che al posto di abbassare la difesa fisica abbassa l'attacco magico. Questa potrebbe essere comunque valida, comunque anche come arma primaria, perché non solo facciamo comunque dei danni ma indeboliamo il nostro avversario. Tutte le armi che indeboliscono la parte offensiva, quindi attacco fisico e attacco magico, vanno comunque utilizzati a mio avviso come armi primarie. Vanno utilizzate come armi primarie perché permettono comunque di avere un po' più di statistica. Poi ovviamente dipende anche quali siano le refined abilities, perché giustamente Barrett ha tante refined abilities che aumentano HP e difesa, perché ripeto, è comunque lui un personaggio puntato verso alla difesa, quindi non è un personaggio offensivo. Però si può tranquillamente abbassare anche l'attacco magico, oppure utilizzare la sua Heavy Hoser, che sarebbe l'arma quella da banner insieme praticamente a Cloud, che vi consente di rendere il vostro Barrett offensivo senza comunque badare a spese. Infatti è un'abilità che comunque effettua un 500% di danno, è il suo moltiplicatore più alto praticamente come appunto danno, in questo caso fisico, perché stiamo parlando di danno fisico, però non abbiamo altro, quindi non abbiamo elementi, non abbiamo abbassamento di difese, non abbiamo abbassamento di attacco e niente. Quindi questa è un'arma che lo rende comunque valido come secondo DPS, non tanto come primo, perché secondo me Barrett deve essere comunque spinto tanto, o comunque deve essere spinto più di altri personaggi per fare danni, quindi non conviene secondo me focalizzarsi su quello. Un setup che a me piace ovviamente vedere su un personaggio di Barrett, è un setup che comunque consiglierei sinceramente parlando, potrebbe essere come arma primaria un Solid Bazooka per indebolire l'attacco magico del nostro avversario, e come secondaria utilizzare praticamente l'Assault Gun, che ci consente comunque di difenderci invece dalla difesa fisica, perché ovviamente abbassando l'attacco magico noi subiremo meno danni magici e incrementando la difesa fisica subiremo meno danni fisici. Quindi diciamo che lo scambio praticamente di potenzialità vale la pena appunto trattarli. Se invece volete in un modo o nell'altro, perché comunque considerate anche che il Solid Bazooka ha comunque delle sub abilities che non sono male, perché comunque potete utilizzare attacchi magici o fisici sia nel primo che nel secondo slot materia, che sinceramente è molto buono per rendere il personaggio il più eclettico possibile, ma nel terzo slot aumentate l'attacco fisico. Aumentare comunque l'attacco fisico e non avere un boost per quanto riguarda invece un particolare sigillo, secondo me delle volte può essere anche controproducente, a differenza ovviamente di una Heavy Hoser che nelle sue sub abilities possiede il boost di sigillo circolare. E se voi fate caso, ovviamente abbiamo Cloud che con la Murasame ha il boost di sigillo triangolare, Sephiroth che con la Winged Edge ha il sigil boost a croce, e Barrett invece quella a cerchio. Noi in teoria saremmo già coperti praticamente con tutti i sigilli presenti all'interno del gioco. È anche vero che comunque Barrett utilizzato come DPS, in questo caso DPS fisico, perché abbiamo appunto abilità fisiche che vengono boostate, secondo me non è un grandissimo investimento. Io preferirei in un modo o nell'altro avere un Barrett più difensivo, sono onesto, semplicemente anche per il suo, diciamo, per le sue statistiche, per il suo kit, avere un Barrett sicuramente più fisico vale secondo me la pena, o comunque diciamo più di difesa in questo caso, no? Cioè fisico però inteso come HP e come difesa. Per quanto riguarda ovviamente le materia non c'è molto da dire, perché qui le materia vanno ovviamente collocate in base allo stage e anche in base alla vostra sinergia. Qui avendo la possibilità di utilizzare attacco magico fisico, sbizzarritevi, utilizzate un po' quello che volete, quindi non dovete necessariamente farvi problemi. La cosa invece su cui dobbiamo effettivamente concentrarci sono le sub weapons. Le sub weapons in questo caso specifico, ovviamente nel caso di Barrett, possono essere molteplici. Potete aumentare gli HP, potete aumentare la difesa, potete aumentare l'attacco. Qui in realtà vi potete sbizzarrire. La mia idea fondamentalmente di build corretta
per il personaggio di Barrett vanno ad includere un'arma che aumenti almeno gli HP, un'arma che aumenti comunque l'attacco o fisico magico in base a come lo volete sfruttare, se più fisico o più magico, e poi un'altra arma invece libera che potete scegliere se incrementare difesa fisica, difesa magica, healing, cioè potete secondo me variare in base alla build che volete utilizzare su Barrett. Questi personaggi che ancora purtroppo non hanno effettivamente un supporto per quanto riguarda il loro kit e il loro ruolo del gioco, abbiamo comunque carta bianca, non dobbiamo semplicemente fare un setup fatto a caso. Io vi parlo semplicemente per un personaggio che di base parte con quelle caratteristiche, ma che ovviamente può essere giocato come volete, quindi non fatevi grossi problemi e ovviamente cercate comunque di puntare verso quello in cui il vostro personaggio ovviamente è predisposto, almeno il mio consiglio è sempre questo, anche se in questo caso all'inizio del gioco potete comunque puntare sull'attacco fisico di Barrett, anche perché l'attacco fisico di Barrett è leggermente più alto rispetto all'attacco magico con le statistiche di base, quindi secondo me vale la pena di più buildarlo fisicamente che magicamente, quindi magari se dovete aumentare l'attacco aumentate l'attacco fisico. Ovviamente non vi faccio vedere armi, materie eccetera eccetera, soprattutto perché in questo caso abbiamo comunque tanta scelta, quindi non mi sento di vincolarvi in una scelta particolare. Ovviamente se andate in attacco fisico utilizzate le materie blow, utilizzate comunque materie fisiche, utilizzate sub weapon che aumentino attacco fisico eccetera eccetera, mi sembra abbastanza logico questo, però ci tengo comunque a sottolinearlo semplicemente perché magari potete effettivamente sfruttarlo in questo modo. Il solid bazooka effettua comunque danni fisici non elementali, quindi se effettivamente vi piace questo setup e avere comunque un Barrett che possa provvedere alla difesa dei nostri alleati nonostante comunque la buona quantità di danni, secondo me ovviamente puntare sull'attacco fisico è la scelta più giusta. Detto ciò, non ho nient'altro da aggiungere per quanto riguarda Barrett, un personaggio un po' acerbo che però sono sicuro in futuro riuscirà ad avere buono spazio, soprattutto in quei contenuti in cui bisognerà magari subire qualche danno in più e cercare magari di proteggere qualche alleato, perché sono sicuro arriveranno meccaniche come target lock o comunque come aggro da parte comunque degli avversari, quindi riuscire comunque a richiamare l'attenzione degli avversari. Sono abbastanza sicuro arriveranno queste meccaniche e sono sicuro che Barrett riuscirà a brillare sicuramente quando arriveranno quelle meccaniche. Quindi per il momento è tutto, spero che il video possa esservi stato utile, fatemi sapere se utilizzate Barrett e soprattutto come utilizzate Barrett, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.